arachidi, una macinellona piena di arachidi. Potrei tuffarci dentro. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Yeah. Nuovo video! Arachidi! Yeah. Abbiamo una bacinellona di arachidi, sono un chilo di arachidi. Sono un chilo di arachidi questi qua, sono due belle buste. Perché vi voglio far vedere come faccio il burro. Come fai a dare a mangiare alle scimmie? No! Ma no, io la adoro, le arachide, veramente facile, la adoro tantissime, perché veramente la adoro troppo, mamma mia. Poi dobbiamo farvi vedere come si fa il burro di arachidi. Tante mi avete chiesto sta cosa. Aspettate, no. Sì, perché in commercio esiste il burro d'arachidi, però sapete che c'è olio di palma, zucchero, grassi e via dicendo. Vai le schifezze dentro. Ci sono tutti i grassi e 1% di arachidi. È vero, è difficile trovarlo e quando lo trovi che è naturale costa pure molto. In questo modo invece vi faccio vedere una ricetta semplicissima, economica, risparmiate tanto, vi fate burro vi fate burro d'arachidi per voi, per la vostra famiglia e per tutto il mondo. E poi potete usarlo per fare un sacco di dolcetti, sì, che sì. Poi faremo infatti vedere. Poi se volete metteteci tanti pollici in su a questo video, così se volete vi facciamo tante ricettine poi con il burro d'arachidi per usarlo, insomma, sì, per fare cose buone, perché noi lo usiamo tantissimo. Considerate che il burro d'arachidi, quello in commercio, vabbè, fa schifo perché è pieno di schifezze, sì. Invece proprio il burro d'arachidi duro fa proprio bene, è buonissimo, è ricco di proteine, è ricco di proteine, quindi per gli sportivi va benissimo, soprattutto dopo l'allenamento, per ricaricare le proteine. O poi comunque contengono tanti grassi buoni che fanno bene, abbassano il colesterolo cattivo, fanno tanto tanto bene gli arachidi anche per i capelli, brava, per la pelle, sono ottimi. E poi è buono perché praticamente potete usarlo sia nelle ricette salate che nelle ricette dolci. Brava Nancy, sta cosa è importante, è infatti vero. Mi stava sfuggendo, è vero, noi lo usiamo per tutto, vabbè, poi faremo vedere questo nei prossimi video. Adesso quindi ragazze dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo, che è la cosa tutti più scocciante, cioè dobbiamo metterci qua. Dobbiamo aprire tutte le noccioline e mettere, praticamente togliere tutte le bucce e mettere le noccioline qua dentro. E quindi ci servono le noccioline sgusciate. Perché dobbiamo fare necessariamente questa operazione? Perché le noccioline e gli arachidi ci servono senza sale. Ovviamente essere... non vanno bene quelli che si acquistano, no, al supermercato, no, tostati e salati. Volete fare le furbe che volete comprare, quelli là non vanno, no, bene. No, perché poi c'è anche olio di palma e varie schifezze, no, quindi a che non serve va bene in casa? Ma poi non è più naturale, perché in questo modo invece, mettendo l'arachide puro, è appunto un prodotto che si usa sia per il salato che per il dolce, perché brava, non c'è il sale dentro ma non c'è neanche lo zucchero. È veramente buonissimo e infatti vi faccio vedere che noi facciamo veramente una ricetta super sana, perché noi non aggiungeremo nient'altro oltre gli arachidi, non metteremo conservanti, non metteremo sale, non metteremo zucchero, additivi, nulla, quindi è super super sano, naturale e genuino. Quindi Nancy, diamo facciamo fare veramente forte coraggio e sgusciamo tutte le nocciole fino a mezzanotte, sgusceremo come nelle scimmiette, ma anche perché mo è mezzanotte meno 5 quindi magari finissimo in 5 minuti. Ma no, vieni a darci una mano a sgusciare le noccioline, non a mangiarle. Mori sta qua sotto e le vuole lei le noccioline. No, perché tu me lo guardi, hai buttato uno con la buccia vicino, pure questa rossa, non te ne mangio, però se ne finisce. Molli, la nocciolina, molli, stai molli, state, dai, dai. La mangio la nocciolina. Yeah, abbiamo finito dopo 2 ore. Versiamo le nocciole, gli arachidi. Ah, gli arachidi, scusa, guarda quanti ne sono, Nancy. Mamma mia. Wow, verrà tantissimo, buono. Ora abbiamo fatto tutto. Evviva! E andiamo a frullare. Frita! Cosa importante, ragazze, quando frullate ogni tanto interrompete. Poi frullate di nuovo, se no si scassa il frullatore, mi raccomando. Deve diventare una crema, non aggiungete acqua, non aggiungete olio, non aggiungete nulla. Fidatevi di Carlita.
fa fatica a mescolarsi, aprite e date una mescolatina col cucchiaio. Diventerà man mano sempre più una poltiglia e diventerà proprio un burro denso, una crema. Voi staccatelo un po' dalle pareti, va bene? Ricominciamo. Qua guardate, quando è così, vedete? È diventato morbido, morbido. Senza aggiungere nulla, basta avere un po' di pazienza. Adesso io vado a dare un'ultima frullatina per farlo diventare ancora più morbido e omogeneo. Ecco qua. Ci vuole un bel po', ragazzi, so già che mi chiederete, dipende anche dal vostro frullatore. Comunque tipo un quarto d'ora ci vuole, quarto d'ora, sì. Quarto d'ora, sì, con sempre qualche pausa di con qualche secondi. Pausa, Ecco qua. Fai vedere. Ecco qua. Guardate com'è bello. È bellissimo, così deve essere, bello morbido, eh? Se voi lo volete ancora più liquido, frullatelo ancora, ancora di più. Ancora, ma così va bene. Va bene così, aspetta. Vedi qua, fa vedere com'è bello. Proprio burro, burro di arachidi puro. Senza burro. Senza burro, è quello proprio naturale, fatto solo da arachidi. E avete visto, senza nulla aggiunto. Così si può conservare quanto tempo volete, perché non c'è acqua, non c'è nulla. Non ha bisogno di conservante e dura tantissimo. Ci vuole un altro barattolino, ma golosona, eccezionale. Eccezionale. Questo anche sul pane o sulla fetta biscottata, così buonissimo. Quindi questo è tutto. Io vi mando un bacio grande, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Io e Nancy vi mandiamo tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fateci sapere nei commenti se provate a farlo. E se volete ricette col burro di arachidi. Sì, ve ne faremo tante, perché noi ne facciamo tante e sono tutte buonissime. Ciao! Ciao!